Approvato nella notte il decreto Ristori Bis, che prevede nuovi interventi a sostegno delle attività interessate dalle misure restrittive per il contenimento della diffusione del coronavirus. 2 miliardi e mezzo per finanziare congedi, bonus babysitter, benefici fiscali e contributi a fondo perduto per le attività commerciali nelle zone rosse. Il provvedimento allarga anche la platea delle categorie ammesse, estende la cassa integrazione Covid ai lavoratori assunti dopo il 12 luglio. Rinviate anche le elezioni previste per quest'anno da svolgere entro il 31 marzo 2021. Il decreto prevede l'istituzione di un fondo per compensare le attività delle regioni che potrebbero venire interessate da future misure restrittive, per erogare futuri contributi in modo automatico. Sono ampliate le categorie beneficiarie del contributo a fondo perduto previsto dal decreto Ristori ed uno specifico contributo a fondo perduto è previsto per le imprese che operano nelle regioni caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità. Il contributo sarà erogato seguendo la stessa procedura già utilizzata dall'Agenzia delle Entrate in relazione ai contributi previsti dal decreto rilancio e per quelli introdotti con il precedente decreto ristori. L'importo varia in funzione del settore di attività dell'esercizio. Inoltre, il ristoro passa da 150% a 200% per bar, pasticcerie e gelaterie in zona rossa o arancione. La nuova lista dei codici Ateco è allargata nel decreto ed include anche negozi di abbigliamento e elettrodomestici, ambulanti, estetisti ed altri servizi alla persona, compresi chi fa tatuaggi e piercing. Nella lista anche i servizi per animali e le agenzie matrimoniali. Anche altre 19 categorie sono ammesse ai contributi a fondo perduto tra il 100% e il 200% previste dal decreto Ristori 1. Compaiono molte delle categorie che avevano lamentato l'esclusione in questi giorni. Avranno contributi al 100% ad esempio i bus turistici, ma anche i fotoreporter, chi fa corsi di danza, lavanderie industriali, i negozi di bomboniere, i traduttori, ma anche i produttori ad esempio di fuochi d'artificio. Al 200% arriveranno invece guide alpine di musei, biblioteche, monumenti e anche orti botanici e zoo, incluse anche la ristorazione senza somministrazione come rosticcerie e pizze al taglio, Point, che avranno un ristoro al 50% di quanto già avuto in estate.